Un nuovo modo di concepire la scuola e l'arte come scuola di vita, il senso di Rapisardi in arte, la mostra sulla bellezza e l'arte. Palazzo Platamone, ieri l'inaugurazione. L'apprendimento non soltanto finalizzato agli studenti, ma come stile di vita. L'arte come collante per l'intera comunità, nell'esaltazione di tutti i saperi, primo fra tutti il saper vivere. È un messaggio innovativo e nel contempo una mission, quella del circolo didattico Mario Rapisardi di Catania, capofila di una rete di scuole cittadine. Nell'ambito di un percorso di integrazione e di apertura con il mondo esterno, oltre i cancelli della scuola già da tempo avviato, è stata inaugurata a Palazzo Platamone alla presenza delle autorità cittadine e di esperti la mostra evento Rapisardi in arte, la bella scuola incontra il territorio. Un evento che è quello appunto di Rapisardi in arte, che vuole essere cultura per il territorio, cioè la Rapisardi attraverso i bambini della primaria in collegamento con tutti gli altri studenti delle 7 scuole del territorio ha dato vita a un progetto che partendo dalla musica vuole essere vuole ripercorrere trasversalmente tutto il curriculum verticale, quindi potenziare tutti i saperi, quindi il sapere, il saper fare, il saper essere, il saper vivere insieme agli altri. La mostra rientra nel progetto RASH, acronimo di Ricercazione, Sonorità, Colore, che vede l'Istituto Rapisardi di Catania capofila di una rete di 8 scuole. Alla mostra hanno lavorato decine di risorse tra studenti, docenti, personale, famiglie, artisti critici. 40 le opere pittoriche in mostra, l'iniziativa al Platamone fino al 12 giugno. Poi un'esposizione permanente alla Mario Rapisardi. Io faccio proprio questo, per tanti anni ho fatto questo lavoro di insegnare la vita attraverso l'arte. E l'arte non è una cosa che sta sui libri e che si impara a memoria. Abbiamo tutti dei ricordi, io personalmente ho dei ricordi angoscianti della storia dell'arte. Ancora qualcuno la invita e la insegna chiedendo di quanti centimetri sono fatte le opere d'arte. Questo no, non dà nulla dell'arte. No? Contenuti forti che solo grazie al lavoro strepitoso di un comparto dirigenziale, mi riferisco a presidi, insegnanti e alle famiglie che sostengono questa progettualità, riusciamo a sviluppare con i ragazzi che ci stupiscono, devo dire, ogni giorno di più, oltre che inorgogliscono particolarmente.